Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo tutorial vi spiego come incrementare e aumentare gli FPS su Rust. Ovviamente su Rust faremo tantissime modifiche attraverso il pannello di controllo di Nvidia. Metteremo alcuni codici all'avvio del lancio del gioco per ottimizzarlo al meglio. Quindi in questo caso in descrizione ho lasciato questi comandi da mettere all'avvio del lancio, quindi ovviamente andiamo direttamente su Steam, sulla proprietà e vai su opzioni di avvio. Quindi in questo caso tu devi copiare tutto questo comando e inserirlo qua. Ovviamente va fatto una modifica a questo comando. Per esempio, se vai su gestione attività, ti si apre questo gestione attività, vai su prestazioni e vai sulla CPU. E come puoi vedere, qui ci sono i miei core e i miei processori logici 12 e qui c'è scritto 6. Quindi qua su CPU count io metto 6 e su questi triad metto 12. Perché a me dice così. 6 e 12. E devo mettere pure qua. Poi sulla RAM invece, dove c'è scritto max memoria, questa qua 32.768, va messo la tua memoria RAM, quindi quanta memoria RAM hai nel tuo PC. Quindi puoi sempre vedere questa memoria RAM su gestione attività. Vai su memoria e io ne ho 15,9. Possiamo dire intorno ai 16 GB di RAM. Io ho due banchi da 8. Quindi copi questo. Io ho questo 16.384 e lo metto al posto di 32.000. Una volta modificato così il comando, andiamo a copiare questo comando. Eccolo qua, chiudo qua, salvo questo. Una volta fatto, andiamo direttamente su impostazioni grafica, ci clicchiamo sopra, andiamo a mettere la nostra applicazione, quindi Rust Client, andiamo sulla sfoglia, volume E, il mio. Vado sulla libreria di Steam Common, scendo fino a giù fino a trovare la cartella Rust. Ovviamente devi cercare il tuo Rust dove hai installato il tuo gioco, quindi aveva messo Rust, questo qua. Faccio aggiungi. L'app specificata è stata già aggiunta, l'ho aggiunta già in passato. Eccola qua. Vado su opzioni e metto prestazioni elevate, la mia scheda video, e faccio salva. Una volta fatto, vado direttamente sul pannello di controllo di Nvidia, quindi pannello. Una volta fatto, vado direttamente sul pannello di controllo di Nvidia, lo trovo qua sotto in impostazioni di Nvidia. Vado su gestisci le impostazioni 3D e vado su impostazioni programma. E qui va messo Rust. Vai su aggiungi, metti sfoglia, sempre nel tuo disco dove hai installato Rust, nella libreria di Steam, Steam App Common e Rust, e metti Rust. E da qui in poi faremo alcune modifiche, tipo l'anti-alias, questo qua, metto disattivato, l'anti-alias correzione gamma metto attivato. E sul filtro anisotropico metto controllato dall'applicazione e faccio applica. Una volta messo il tutto, chiudiamo qua e andiamo direttamente sul tasto Windows più R, quindi andiamo a scrivere esegui e andiamo a cancellare tutti i file immondizia che ci sono nel nostro sistema.
faccio CTRL A e cancello qua. Prima di avviare Rust, io faccio sempre questo, cancello sempre i file temporanei perché possono rallentare il gioco. In passato avevo realizzato un tutorial su questa applicazione che ti aiuta a boostare un po' il PC, elimina i file temporanei e, come puoi vedere, l'uso della memoria si sta abbassando, dà più performance, così boostate. E una volta fatto andiamo direttamente ad aprire Rust e fare delle modifiche direttamente nel gioco. Ok, andiamo direttamente su opzioni, su effetti immagini, e qui sul filtro anisotropico tu metti TSSAA, che vuol dire che tu vedrai Rust con una qualità bellissima. Se invece metti su off, tu sul filtro anisotropico, se metti off, vedrai gli alberi in modo tipo pixelato oppure delle linee seghettate. Se invece metti su TSSAA, si vedrà veramente molto bene la qualità di Rust. Però se vuoi più prestazioni, metti su off. Ok? Poi sulla nitidezza, tutto qua metti off. Su grafica invece, qualità grafica, io ho messo 3. Scala di rendering 1.0. Qualità delle ombre metto 1. Ombre massime metto 0. Qualità dell'acqua 0. Riflessi dell'acqua 1. Distanza visiva io ho messo il massimo, perché su Rust a me la distanza visiva mi serve. Distanza delle ombre mettiamo su 50, filtro anisotropico, questo pure rende la texture più nitide, però come ho detto, se vuoi più prestazioni tienilo su 4. Mappatura parallasse metto 0. Rendering globale, vedrai, renderizzerà così quello che vedi da lontano, e quindi ho messo la distanza di rendering, ho messo il 1000. Erba animata mettete off, ombre erba mettete off. Modalità Nvidia Reflex, questo va messo on più boost. E qualità delle particelle 14, qualità oggetto 30, qualità degli alberi metto 100, max trama alberi 50, qualità terreno 25, qualità erba metto 10, qualità grafica metto 50. Se c'è qualcos'altro da modificare, interfaccia utente, audio, controlli, schermo. Lo schermo va messo in full screen, VSync mettete off, limite FPS se mettete on, ci sarà il limite FPS, quindi bloccherà gli FPS, proprio a come tieni gli hertz del tuo monitor. Oppure, per esempio, se io metto 100, metto il VSync on, mi bloccherà gli FPS a 100, quindi va messo su off. Questa è la mia risoluzione che posso mettere sul mio monitor perché è Full HD. Limita FPS nel menu e limita gli FPS in background. Tipo, per esempio, se tu fai così, vai in background e stai, che ne so, facendo altre cose mentre Rust è attivo, ti ridurrà gli FPS. Quindi metto on. Come puoi vedere, sta laggando. Ok? Sta laggando un po' Rust, perché così darà più prestazioni alle altre cose esterne che stiamo facendo, e a Rust invece gli ha dato solamente 15 fps. Quindi io questo la tolgo. Limita FPS nel menu, stessa cosa anche, riduci il frame rate massimo a 15 fps quando giochi in background, stessa cosa anche questo. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come incrementare, aumentare gli FPS su Rust, iscriviti, lascia like, e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Se hai bisogno di un altro video per aumentare gli FPS attraverso un comando sulla console, in alto a destra c'è un tutorial che attraverso quel comando ti eliminerà così le cache e aumenterà un po' gli FPS su Rust. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!